Giulia, della serie vetture usate, vediamo come sono comportati in questi anni. Abbiamo questo 2002 turbo diesel Q4 con 100.000 km del 2017. Mi ricordo ancora la Giulia quando uscì, quanto fu esaltata dal punto di vista meccanico, dinamico, ma un po' massacrata dal punto di vista infotainment software, perché si andava in quella direzione, ma la base c'era. E che base? E purtroppo, ahimè, piccola polemica, temo che non vedremo più vetture basate sulla piattaforma Giorgio, perché a volte prevale la politica all'intelligenza. Bastavano dei piccoli miglioramenti, che in parte sono stati perché nel 2017 i fari erano allo xeno, il radar degli ADAS messo lì che forniva una porta d'accesso ai ladri, ma sotto al cofano un bel motore, ma soprattutto posizionato in maniera longitudinale, un po' arretrato per far sì che la ripartizione dei pesi fosse 50-50. Ma vediamo un po' in questi anni come si è comportata da un punto di vista della carrozzeria. Devo dire bene, anche se non so se è frutto di una riverniciatura berlinona, ovviamente, forse un po' anacronistica, ma vediamo un po' dentro come si è conservata. A parte il bordello un po' nostro, un po' del proprietario, e come vedete non l'abbiamo preparata per fare questo video, volevo proprio far vedere la realtà delle cose, ma sì, un po' sporca, qua una macchia che è rimasta, ma tutto sommato devo dire qua dietro bene, anche l'illuminazione, le luci, insomma nessun tipo di problema particolare dovuto all'invecchiamento, neanche i fanali, purtroppo piove, si sono, diciamo, scoloriti, appannati, è entrata acqua, ma adesso vediamola dentro. I materiali all'interno devo dire che hanno retto bene, questo è il classico poggiagomito autostradale, un po' lì, un po' qua, ma non ha assolutamente sofferto il tempo. I sedili, i fianchetti, pensavo peggio, non si sono particolarmente rovinati, anche la pelle in 100.000 km direi che ci sta. La cosa che mi piace è che non ci sono plastiche che magari sono diventate appiccicose, un po' si sono sciolte, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, direi molto bene. Rimane la critica, ma quella era più da test drive, di una bellissima levetta per il cambio, un po' troppo vicina qua al deviluci e al volante, ma per quanto riguarda la guida veramente una libidine. L'accendo un attimo per farvi vedere una cosa: l'infotainment era una delle critiche del tempo e rimane ancora oggi. Niente CarPlay, niente Android Auto, quando si mette la retromarcia una retrocamera veramente ridicola. Ecco, bisognava lavorare lì piuttosto che cassare tutto il progetto che era fantastico, o magari mettere uno specchietto un po' più moderno senza cornice. Ma devo dire che a livello funzionalità, a livello, non so, molle, scricchioli, problemi assolutamente non ne vedo. E questa è una vettura, guardate, abbastanza sfruttata dall'amico di Pietro Enrico, che ce l'ha prestata per fare questa prova a lungo termine. Insomma, da un punto di vista qualità dei materiali e resistenza nel tempo, devo dire tutto molto molto bene. Ciao Pietro, buongiorno. Anche qua dietro ovviamente il posteriore è sempre meno utilizzato dell'anteriore, raga, tempo infame, ma così è, la dobbiamo provare, esatto, in questo periodo. Anche le guarnizioni, se vedete, non hanno problemi, non si sono, diciamo, rovinate, tagliate, invecchiate particolarmente, anche se guardiamo lì, ovviamente è assurdo parlare di punti ruggine, ma non ci sono davvero problemi di sorta per quanto riguarda proprio l'invecchiamento dei materiali. Si è comportata secondo me molto bene. Poi Enrico, come dico io, è un po' pazzarello, un po' maniaco, fa tutti i suoi lavoretti. Poi voglio capire però, perché questo, ma lo capiremo. Poi glielo chiederemo. Però quando ci appropinquiamo a una vettura con tanti chilometri, usata, non giovanissima, ci avvaliamo sempre della consulenza di Carfax, che è anche lo sponsor di questo video. Servizio comodissimo che, inserendo la targa del veicolo, ci dà un sacco di dati. Per esempio, il fatto che questa vettura ha avuto un qualche incidente, nella realtà dei fatti ne ha avuti due, poi ci faremo raccontare da Enrico che cosa è successo. E se è vero, per vedere se il report è corretto. Magari se ce ne sono stati anche altri, se ce ne sono stati di più che non sono segnati, insomma, gli chiederò conto di quello che è successo nella storia della vettura. Ovviamente non è stata schilometrata, praticamente è stato il secondo proprietario, l'ha comprata con 14.000 km, quindi sono tutti suoi questi. Perché sul report vediamo, oltre agli incidenti, anche la storia dei chilometri, e le fonti sono molteplici, quindi
un ottimo strumento se vi appunto dovete appropinquare a un veicolo usato e volete saperne la storia. Andiamo a guidarla, perché la cosa migliore di questa macchina, cioè voglio, ti dico che vorrei fare due traversi ma non si possono staccare i controlli. Ammazza. E considera che è anche già calda. Dieselone. Dieselone, dieselone meraviglioso, però è l'essenza secondo me di questa macchina, è bello diesel. Chilometri. No, però sì. Va bene. Facciamo il test delle rotaie cattive per capire scricchioli, rumorosità varie. Aspetta che andiamo nel punto peggiore. Zero. Oh, non fa uno scricchiolio, è impressionante. È molto più rumoroso il motore. Sì, è un po' ruvidino. Dai, un po' non ruvidino. È da città. Sì, assolutamente no. Sterzo e raggio di sterzata, beh, gioie e dolori di questa piattaforma. Sì, perché è una lama in curva, ma quando sterzi tanto un po' saltellava e questa cosa i clienti non l'hanno presa benissimo, anche se dava una precisione incredibile. Allora cosa ha fatto il marketing? Ha detto peggioriamola un pochino e dal 2020 in poi il sistema sterzante è cambiato, quindi leggermente peggiorato, ma ha tolto quella sensazione di saltellio. Giusto o sbagliato? Parliamone. Punti di vista. L'illuminazione lounge non è assolutamente pervenuta, i fari alloxeno invece secondo me non sono così male, nel senso che comunque hanno un'illuminazione diversa. Però c'è quel colore un po' che poi peggiora col tempo. Però devo dire che dopo non si sono anni comportati, esatto. non sono male per niente. A livello di sistemi di assistenza alla guida abbiamo già il lane assist, che però bippa, quindi totalmente inutile, non agisce attivamente sullo sterzo, e abbiamo il cruise control adattivo, che in realtà nativamente non c'era su questo modello. Enrico l'ha fatto attivare perché la macchina è tutta predisposta, basta cambiare questi tastini qua e dagli un click sulla centralina. Vabbè, comodo, ci sta. Ecco, diciamo che gli ADAS già a quel tempo non erano il forte di questa macchina. Allora, diciamo che l'hanno ingegnerizzata in poco tempo, hanno fatto un piccolo miracolo, qualcosa hanno lasciato indietro. Gli ADAS sono una di quelle cose che però hanno migliorato invece molto nel tempo con i nuovi modelli. Sì, il problema è che uscivi con una macchina che faceva un hype incredibile, bomba, tutti e poi ci sono stati dei compromessi. Capisco che è impossibile arrivare dopo due anni con una macchina perfetta, però migliorarla nel tempo non toglie quell'idea iniziale di bene, anzi benissimo sulla dinamica, su tutto il resto un po' inferiore alle tedesche, perché poi era lì il punto. Anche a livello di sospensioni, dopo 100.000 km, comunque il rebound è molto buono, non abbiamo particolari saltellamenti, non abbiamo le sospensioni scariche, insomma si comporta molto bene. Questa non ha gli ammortizzatori del controllo elettronico che avrebbe potuto avere, però ci può stare. Enrico non le ha cambiate? No. Ma se ti dicessi che siamo già a 110, tu te ne eri reso conto? No, perché ovviamente in autostrada il motore non lo si sente tanto rispetto ai fuoriusciti, che però in realtà non ci sono. Non ci sono, è no, molto no. Bene insonorizzata, tra l'altro comfort. Piove, quindi molto bene, e siamo sotto i 1500 giri a 110 km all'ora. Questo ZF 8 marce è meraviglioso. Vado ad affondare l'acceleratore, 470 Nm di coppia, 130 adesso, e comunque mettendo anche l'ottava marcia siamo sempre ben sotto i 2000 giri anche a 130 km all'ora. È una macchina con cui puoi fare 1000 km in un giorno e non accorgerti. Però è un po' anacronistico il fatto che sia una berlina, cioè non è più una macchina che oggi viene cercata dal pubblico, e il piacere di guida, che qua c'è tantissimo, non è più quel valore aggiunto che era magari 10, 12, 15 anni fa, quando questa vettura è stata ingegnerizzata. Se solo avessero fatto la Sport Wagon ne avrebbero vendute una caterva. Ma ti dico di più, l'all road un pochino più alto, un pochino più SUV, così lì sì che ne avrebbero vendute. Sì, sì. Non ci hanno creduto fino in fondo. Esatto, ma guarda dove ti ho portato. Uscita a Rese. La sede storica di Alfa Romeo. Devo metterla in Dynamic. Tra l'altro, manettino DNA che va a cambiare, nonostante non ci siano le sospensioni a controllo elettronico, l'anima di questa macchina. Guarda, adesso abbiamo le invernali, piove, ma guarda che è uno a uno l'angolo di sterzo con l'angolo della macchina, che inizia un po' a lavorare, però è super sincera, super sicura. È una macchina che da guidare è meravigliosa. Tra l'altro ti fa capire che vuole essere un po' supercar, anche perché tiri, metti marcia, spingi, togli marcia, come le vere macchine da corsa. Molto bene i controlli di stabilità e trazione. Anche se non li puoi togliere. Non li puoi togliere, però sono tarati molto bene. Nella quadrifoglio? Sì, li puoi togliere. Quella è una macchina che ogni appassionato di auto dovrebbe avere in garage. È vero. E vado giù tutto il freno. Bagnato, invernali. Ma nessun problema. Tra l'altro qui c'è stata una grande innovazione tecnologica, che è il sistema di brake by wire, che però
funziona molto bene ed è tarato molto bene. E Enrico non ha dato problemi in questi 7 anni. Mai. E davanti al museo fare un ragionamento sui prezzi. Sì. Perché allora questa vettura costava attorno ai 50.000 euro, si partiva da una base di 35 per la Giulia. Oggi siamo a 49 di base e questa veloce 60.000, quindi più 10.000 euro. Da qualche punto di vista si è evoluta, da qualche altro si è involuta, però darei la parola a Enrico che ci racconterà vita, morte, miracoli, problemi, incidenti, spie della sua Giulia. Perché hai messo un berrettino nel poggia testa? Non sono un maniaco dell'auto, preciso. Cito. Però mi dava fastidio vedere l'alone che c'è per quando io mi appoggio, facendo tanta autostrada, mi appoggio tanto al poggia testa e anche con i capelli più puliti del mondo, po' alla lunga su 110.000 km l'alone si crea. Io comunque sulla tua macchina ho fatto una ricerca, perché ho fatto il report di Carfax per vedere se mi hai detto tutta la verità, nient'altro che la verità. Ho visto segnalati due incidenti. Aia. Cosa hai combinato, caro Enrico? È stato appunto fatto uno a novembre 22, dove io stavo superando in corsia centrale e una persona in corsia di sorpasso in autostrada non ha visto che ero nell'angolo cieco, ma io appunto ero in superamento, non in sorpasso, e mi ha danneggiato la porta posteriore, un po' quella anteriore. Quindi effettivamente il report dice, sì, è corretto, dice il vero. Sì. Dovete stare a destra in autostrada, ma questo, vabbè, è tutt'altro discorso. E poi l'altro? L'altro invece, colpa mia, ho baciato, come dico, ho abbracciato un guardrail, sempre in autostrada, per farvi capire che ne faccio tanta, e lì appunto si è danneggiato il parafango anteriore sinistro e tutte e due le portiere, quindi anche lì il report, come mi hai fatto vedere, ha detto il vero. Tu l'hai comprata nel 2020 usata. Sì, con 14.000 km. Quindi praticamente dei 108.000 km che ha, quasi tutti li hai fatti tu. Fatti io, sì sì. Ok. E soprattutto il 70% direi in autostrada, quindi l'ho comprata diesel apposta. Ed è giusto così. E posso spezzare una lancia a favore, perché in realtà mi sono trovato molto bene, al di là delle qualità dinamiche, ma come affidabilità, anche e soprattutto di costruzione interna, perché tu senti adesso in 110.000 km, non scricchiola, praticamente non abbiamo fa... preso anche dei bei tombini prima, non scricchiola nulla. Tra l'altro non ha la D-Blu, quindi ancora meglio. Ma benessere. Fra un anno e mezzo però qua a Milano, non entro più con questa macchina, ci tengo a precisare. E questo è un problema, perché cioè, è una macchina... È nuova. Invece a livello meccanico ci sono state delle piccole cose dell'elettronica tipiche da marchio italiano, mi tocca dirlo, che però in assoluto non mi hanno rovinato l'esperienza. Ci hanno messo un bel po' in rete ufficiale a capire quale fosse il problema, perché è stata cambiata per via di infiltrazione di umidità attorno al body computer, è stata cambiata prima la scatola dello sterzo, che è elettrica chiaramente, e la batteria. Dopo la riparazione del secondo sinistro è stata spostata tanto dal carrozziere, perché è stata lì parecchio tempo, e quindi semplicemente spia motore per mancata rigenerazione. Ma ecco, anche da quel punto di vista di rigenerazioni del FAP non ho mai avuto problemi, ma perché la utilizzo come deve essere utilizzato un turbo diesel. Hai detto spia motore? Un giorno mi ha lasciato la sua macchina, perché vabbè, ero senza io la macchina, quindi ho chiesto una cortesia al caro Enrico. La mattina mi sveglio, metto in moto la macchina, spia motore, protezione, e non andava più. Ho detto, è proprio un Alfa Romeo. E la cosa incredibile è che poi non è più successo. Non è più successo. È solo a me. Esatto, esatto, perché non ricordo con precisione, però ho cancellato l'errore, ma non si è proprio più presentato, e da quel punto lì ho fatto almeno più di 10.000 km. Però in assoluto, come motore, cambio, sospensioni, freni, cioè tutta la componentistica è di assoluta qualità comunque, perché certo, comunque 110.000 km non sono 300.000, certo. Però rispetto a quello che si dice che a 100.000 possa essere già una macchina finita, certo, l'ho tenuta bene, ma ripeto, non da lasciate perdere il discorso del berretto, ma non l'ho tenuta da maniaco. Io parcheggio questa vettura sempre fuori, non ho un box a Milano, e quindi insomma la utilizzo, la lavo a mano, ma perché è una cosa che piace a me. Ma plastiche le ho trattate l'altro giorno per la prima volta, ma quasi non ne avevano bisogno, non appiccica da nessuna parte. Quindi anche stando sotto il sole non ci sono problemi sotto il sole, di sorta. Sì, 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 sì. A livello di manutenzione hai un'idea di quanto costa annualmente una macchina di questo genere? Spanne. A spanne diciamo che tagliando all'incirca siamo sui 400 euro. A mano d'opera, sempre fatti in rete ufficiale Alfa Romeo. Hai fatto già la cinghia, hai 100.000 km. Ho fatto già la cinghia, perché questo motore è a cinghia ed è garantito per
se non ricordo male, 100.000 km e 5 anni come okay. intervallo di manutenzione garantito, scusate, intervallo di manutenzione. A livello di consumi? Non è però delle più efficienti della categoria, considerando che è un motore ormai non più giovanissimo. Comunque in autostrada, allora, un consumo medio globale di 16 km al litro. Ok, con no, tanta autostrada. Con tanta autostrada, fa 15-16 in autostrada, a 110 fa tra i 18 e i 19 reali, e in città, dove soffre un po' di più, fa tra gli 11 e i 12 con un litro. Ti faccio due domande bruciapelo. La ricompreresti? Assolutamente sì. Sì, perché equilibrio ideale fra dinamica e comfort e assorbimento e asperità. E poi quando voglio fare due curve divertendomi un pochino, stando nei limiti, perché comunque un turbo diesel da 210 cavalli non è che ci fai in valore assoluto le corse, mi diverto veramente tanto. E a questo punto ti faccio l'ultima domanda, perché il dubbio che mi viene è, tu mi dici l'anno prossimo non puoi entrare a Milano, tra due anni, non ho capito. È da settembre 25, perché io l'ho acquistata usata dopo il 2019. Okay. Ho acquistato un Euro 6B dopo il 2019, quando c'era già l'Euro 6 di temp. Ufficio, e quindi il Comune di Milano dice tu potevi comprare una macchina più ecologica, e quindi ti faccio entrare, ti do il divieto due anni prima rispetto a follia. Vorrei dire delle cose, ma eviterò. Quindi la domanda è, la vuoi vendere? Cosa vuoi fare? La tieni, la vendi? In realtà sì, ho pubblicato l'annuncio in realtà da privato su Autoscout. Sì. Così, te la butto proprio così. Te la concedo. Sì, ma non ripeto, perché la macchina vada male o mi sia trovato male, voglio semplicemente passare a una vettura più potente. E ecco. Se no devi tornare a vivere a Jesolo. E bravissimo, la per sempre. Bravissimo. Questa è una delle, non dico delle prime, ma un 2017, quindi certo. Rispetto a tutto quello che si dice su questa macchina e sulla qualità che ha, per me è superiore anche a alcune tedesche per alcuni dettagli di finitura. Però l'ha detto lui, io l'ho detto non lo so, dopo 100.000 km. Si può dire questa cosa. Direi che si può dire. Molto bene, grazie mille Enrico, fateci sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di tutta questa bella storia, e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!